incontro per verificare le possibilità di un nuovo posto dove poter continuare a studiare. Cosa chiedete? Noi chiediamo una semplice 4 aule per fare le nostre lezioni, svolgere attività di segreteria, insomma sfruttare i nostri diritti che devono essere sempre rivendicati, in quanto paghiamo delle tasse e pagando delle tasse queste devono essere rivendicati alcuni diritti, quindi chiediamo semplicemente questo, siamo degli studenti. Avete già consultato chi di dovere? Sì, chi di dovere sì, ci stiamo guardando un po' attorno, l'unico che ci sta ascoltando per adesso è l'assessore piemontese, quindi vedremo. Quindi rettore? Rettore ancora niente. Abbiamo mandato varie richieste, ma non ci è stato mai detto niente, mai riferito nulla. Aspettate anche un incontro con il sindaco? Sì, l'incontro ci sarà con il sindaco, sì. Assessore, cosa può fare la Regione e come può interloquire con gli altri istituzioni locali? No, io oggi ho ricevuto, come era normale che fosse, visto che sono stato interessato di questa cosa 2 giorni fa, dagli studenti foggiani del Politecnico di Bari, rispetto ad una esigenza seria, cioè loro hanno bisogno, nel lasso di tempo in cui verranno ristrutturati i locali dell'Istituto Altamura, di avere una segreteria dove poter portare i documenti e non dover essere costretti ad andare sempre a Bari per qualunque adempimento burocratico, e 3 aule per poter tenere gli esami qui a Foggia, fare in modo che i docenti da Bari possano venire a Foggia e fare gli esami. Su questo io credo che le istituzioni tutte, a prescindere da Regione, Comune, io chiamerò subito dopo il sindaco di Foggia, il presidente della provincia, incontrerò il rettore dell'Università degli Studi di Foggia e chiamerò il rettore del Politecnico di Bari, che incontrerò a Bari nei prossimi giorni, perché se non saremo in grado di dare in tempi ragionevoli tutte le istituzioni una risposta rispetto a 4 aule per far continuare agli studenti foggiani di poter studiare, poter fare gli esami qui, credo che per le istituzioni non sarebbe un grande risultato. Quindi io sono convinto che il lavoro fra tutti quanti noi possa essere, da questo punto di vista, importante, possiamo dare una risposta ai nostri concittadini. Assessore, questo corso fu presentato